Solo poche parole per riassumere le ragioni per cui siamo qui. Siamo qui, ormai l'avete capito, per tutelare, realizzare gli interessi delle comunità locali. Primariamente siamo qui quindi per offrire la possibilità a coloro che vivono in questi territori di poter fruire di un sistema viario più scorrevole. Si parlava di cambiamento di abitudini di vita, che è successo con la statale 77 da Foligno a Civitanova. Deve succedere presto, collegando la statale 76 alla statale 318, potendo percorrere molto più speditamente il tratto tra Perugia perché i figli di questa terra devono impiegare 2 ore e devono avere il mal di auto con tutte le curve. Quindi noi siamo qui per tutelare evidentemente l'interesse delle comunità locali e dice bene il ministro Toninelli, non ha alcuna importanza se voi sindaci che sedete qui di fronte a noi, se i presidenti che sono, i presidenti delle regioni che sono al nostro fianco, non interessa affatto di quale colore politico siano, dobbiamo tutelare i cittadini, ma tuteliamo anche gli interessi della comunità nazionale, perché questa è un'infrastruttura strategica. La dorsale appenninica, in prospettiva quindi favorirà il collegamento dalla costa adriatica alla costa tirrenica, dal porto, si diceva prima, di Civitavecchia al porto di Ancona. È per questo che abbiamo un programma già ben definito, finanziato, ma possiamo fare ancora di più per consentire l'interconnessione, l'intermodalità anche tra i porti, e quindi l'ultimo tratto, dicevamo, di Ancona. Le criticità sono emerse, le criticità siamo qui per risolverle. Io ringrazio tanto tutti i presenti perché quando si risolvono criticità così complesse tutti fanno la loro parte. E quindi voglio ringraziare innanzitutto gli operai, i tecnici, gli ingegneri, i dirigenti che stanno lavorando, i quali lavorano anche con la preoccupazione di questa tensione sullo sfondo finanziario. Alcuni imprenditori, alcune ditte in questo momento sono fortemente esposti, vantano dei crediti, è stato detto che questo è un problema che va risolto. Questo però significa fare sistema, rappresentanti locali, i rappresentanti di ANAS, gli esponenti e tutti coloro che lavorano nella società Quadrilatero Marche Umbria, tutte le ditte coinvolte. Ovviamente anche dirigenti, operai, maestranze di Astaldi, tutti quanti abbiamo un obiettivo comune. Abbiamo individuato una data. Si è detto, ci è stato prospettato, possiamo finire a marzo 2020, noi abbiamo detto, vi concediamo qualche giorno in più, aprile 2020, ma che sia veramente aprile 2020. Perché non possiamo dare dei termini, illudere le popolazioni della comunità locale, della comunità nazionale e poi ritrovarci ad aprile, maggio 2020 che non ancora si può percorrere questo tratto di strada statale. Detto questo, solo per una battuta anch'io, noi siamo qui sui cantieri, siamo molto operativi. Ovviamente quando si sblocca un cantiere dovete tener conto che è un'operazione complessa. Non solo c'è la disponibilità, la costante attenzione del ministro Toninelli, delle infrastrutture, del governo tutto, e qui anche la mia presenza, e non solo c'è la disponibilità di tutti gli stakeholder, di tutti i soggetti coinvolti, che individuano qualcuno anche facendo un sacrificio personale e mirano un obiettivo comune da perseguire. C'è anche qualcosa di più. Parlavo di un sistema Italia che non funziona benissimo. Noi siamo al governo da un po' di mesi, ma quando ci sono criticità del genere c'è ad esempio un settore delle costruzioni che è da qualche anno in questa situazione, una crisi di qualche anno. Forse si poteva fare di più. Lasciamo il passato indietro, guardiamo al presente e guardiamo al futuro. Sistema Italia, far ripartire questo settore significa lavorare come stiamo facendo alla riforma del codice degli appalti. La legge di delega, il decreto legislativo delegato,
Significa però anticipare alcune misure, perché non possiamo attendere una riforma che richiede del tempo. Quindi il decreto sblocca cantieri, confido che andrà in gazzetta, l'abbiamo già approvato come sapete, andrà in gazzetta ufficiale nell'arco di un paio di giorni, confido. Oggi pomeriggio, ed è la ragione per cui purtroppo non possiamo fermarci a lungo con voi, adesso col ministro Toninelli vogliamo a Roma, perché tra un paio, tre ore forse, circa tre ore, ci aspetta un Consiglio dei Ministri in cui discuteremo i dettagli delle norme su questo nuovo decreto crescita. È un decreto che accelererà ancora di più la ripresa e la competitività del nostro Paese. Quindi è tutto un lavoro complesso. Se non si ha una strategia complessiva, vi posso assicurare che i risultati non si conseguono. E non è pensabile che sia solo, diciamo, responsabilità, compito del governo. Il governo ha una grande responsabilità e noi non ci sottrarremo, ma sono molto contento quando vedo un clima di rinnovata fiducia, un clima di reale, effettiva disponibilità da parte di tutti i rappresentanti, anche degli enti locali, da parte dei sindaci, dei presidenti di regione, provincia, da parte delle maestranze tutte, di tutti i soggetti coinvolti, e si coglie quindi la importanza, la strategicità di un obiettivo come questo. Quindi grazie davvero.